Abbiamo iniziato quest'altra nostra tappa della Quaresima in compagnia di un santo arcivescovo riconosciuto dalla Chiesa, Monsignor Oscar Romero, ucciso il 23 marzo del 1980 mentre celebrava una Eucaristia e al termine dell'omelia tenuta nella cappella dell'ospedale della Divina Provvidenza, e il vescovo stava appunto parlando davanti a dei malati di cancro. Monsignor Romero era un monsignore, era un vescovo amato dalla gente. Lui amava stare in mezzo alla gente, amava stare nella sua cattedrale piena di gente semplice, di gente che andava a sentire, a guardare, a toccare, a parlare con il proprio pastore e a pregare con lui. Erano i campesinos, erano, diciamo, i contadini che venivano sfruttati dai potenti, erano i perseguitati, erano le mamme che non trovavano più i propri figli, erano le mogli che non trovavano più il proprio sposo. Lui amava stare sempre con questa gente. E tutta la sua vita di sacerdote e di pastore, di vescovo, tutto il suo insegnamento, il suo magistero, cerca di mettere sempre insieme la Chiesa vicina e nella storia della gente. E quindi una Chiesa capace anche di difendere la dignità degli ultimi, degli sfruttati e dei poveri. E lui preparava le sue omelie in genere proprio quando si recava in questo ospedale il sabato, dove in genere si ritirava e si recava lì per celebrare poi con i malati. E il suo magistero teneva presente la Bibbia, la scrittura, teneva presente il magistero della Chiesa e la situazione, la storia del proprio popolo. Ma sentiamo come lui stesso disse in cattedrale e spiegò come preparava le sue omelie e i suoi discorsi, dal quale poi, dalla omelia e dai suoi discorsi, traeva l'annuncio evangelico di liberazione dal peccato, dai peccati e anche dalle situazioni di ingiustizia del suo popolo. Prego il Signore, disse nell'ultima omelia in cattedrale, durante tutta la settimana, mentre accolgo il grido del popolo e il dolore per tanti crimini, l'ignominia di tanta violenza, prego il Signore di darmi la parola opportuna per consolare, per denunciare, per chiamare al pentimento, e pur essendo una voce che grida nel deserto, so che la Chiesa sta facendo sforzi per adempiere la sua missione. Le omelie non sono per Romero un fatto accademico, cattedratico, no. Vengono e nascono dalla preghiera e dall'accoglienza del grido del suo popolo, del dolore, dei tanti crimini e dell'ignominia, dell'ingiustizia che il suo popolo doveva ed era costretto a subire. Cioè, è bello che egli sa ascoltare Dio come Dio sa ascoltare l'uomo. E come Dio intervenne quando vide la tristezza e il peccato dell'uomo, così Romero ascolta Dio, ma ascolta il popolo, soprattutto dove questo popolo grida. Ed ecco che è importante per noi tutti, per la Chiesa di oggi, avere la capacità di mettere nella preghiera, di mettere nelle nostre omelie, di mettere nell'insegnamento e quindi anche nella testimonianza che ogni vescovo, che ogni
presbitero, che ogni diacono, che ogni consacrato e che ogni cristiano è tenuto ad ascoltare il popolo, o meglio il grido del popolo. E questo tempo di Quaresima ci deve appunto aprire non le orecchie, ma il cuore, perché ciascuno di noi possa ascoltare questo grido del popolo, denunciare, ma anche poi, come ha detto Monsignor Romero, consolare, ascoltare per denunciare le ingiustizie e poi consolare chi soffre. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.